più una celebrazione, una festa, la voglia di, appunto, di ricordare, di evocare, insomma, far rivivere almeno qui questa sera una delle più grandi storie, una delle più infuocate storie che la storia del rock abbia contemplato. Allora, se c'è una cosa che mi piace dire dei Queen è che sono, che tutto sono tranne una band di genere, forse sono la band che ha dimostrato quella cosa che noi noiosamente ripetiamo tutte le volte, che ormai conoscete a memoria, la potete recitare se non è come un mantra: il rock non è un genere ma un modo di fare le cose. Il modo di fare le cose dei Queen è stato un modo estremamente rock, proprio perché non hanno suonato una cosa sola, ne hanno suonate tante, hanno mescolato, contaminato se vorremmo dire, ma da loro non è musica di contaminazione, è di più e meglio da questo punto di vista, perché cerca di mescolare le cose trasformandole in una cosa completamente nuova, quindi non mantenendo più l'identità delle radici originarie di quello che hanno preso. E dentro la musica dei Queen c'è stato veramente di tutto: l'hard rock, l'heavy metal, appunti, la dance, il progressive, il glam rock, ma potremmo, l'opera, potremmo continuare ad elencare le mille fonti che sono servite di ispirazione ai Queen per definire un progetto, perché di questo alla fine si tratta. L'idea di Freddie Mercury e della band era quella di fare qualcosa che non si era mai visto, e certo, voi direte, tutte le band rock quando cominciano vogliono fare qualcosa che non si era mai visto, ma però loro ci riescono, cioè, in realtà nascono, come dire, apparentemente con l'onda del glam, ma non sono forse manco mai stati una band del glam vero e proprio. Insomma, hanno attraversato una ventina di anni della musica popolare cercando di portare noi ascoltatori in territori curiosi, particolari, originali sicuramente, e per molti versi sorprendenti. Sì, la cosa molto singolare, parliamo della genesi, delle origini, che alla fine i Queen, almeno inizialmente, sono abbastanza dei bravi ragazzi quando si mettono insieme, sono studenti, e sono anche un po' diversi dalla fisionomia tipica del rock inglese, almeno tra gli anni 60 e 70, quasi tutti working class, provenienti da... Loro sono, ripeto, studiano, vanno all'università, insomma, sono dei bravi ragazzi. Poi, insomma, dimostreranno di saper essere fino in fondo dei rockettari, anche negli eccessi, anche se laureati, ma... ovviamente il più singolare del gruppo, si trovano prima in due, poi in tre, poi alla fine l'ultimo ad arrivare è John Deacon, il bassista, ma ovviamente fin da subito spicca questa personalità che sarà poi la dominante per motivi ovvi, inevitabili, ma senza, ma poi cercheremo anche di spiegare come quello di Vince è anche un po' un paradosso, nel senso che apparentemente la band nella storia del rock in cui è più determinante la figura del cantante, ovviamente, del frontman, e invece come invece sia stato fino in fondo un gruppo, e Mercury sia stato quello che è stato grazie al fatto che stava con i Queen e stava in quel gruppo. Morale, dicevo, Freddie Mercury è quello che aveva l'origine più strana, nel senso che era nato a Zanzibar, un paese molto ingrato. Sapete che oggi c'è un certo tipo di fondamentalismo islamico, bene, a Zanzibar sono rifiutati di celebrare Freddie Mercury perché, in quanto omosessuale, non gradiscono ricordare che sia nato lì, pensate un po', quelli di Zanzibar. Poi era stato parecchio enigma, ma proprio a questo proposito, siccome cominceremo anche a cercare di costruire quello che poteva essere il mondo dei Freddie Mercury, che è un mondo assolutamente straordinario, quasi fiabesco nella sua ricchezza di ispirazione e contenuti, ma un piccolo tassello viene anche da lì. Non so se riuscirò così a stupire alcuni di quelli che stanno tutto dei Queen, ma avendo scoperto che una delle sue cantanti preferite, grazie agli anni che è stato in India, era anche una delle mie cantanti preferite, che si chiama, abbiamo un link tra Castaldo e Freddie Mercury, si chiama Lata Mangeshkar. Come si chiama? Lata Mangeshkar, una straordinaria cantante indiana. Poi penso, poi dite che Castaldo non ha una cultura vastissima, conosce, cioè la sua cantante preferita non è Jess Joplin, Patti Smith, che ne so, Britney Spears, no, è Lata Mangeshkar. No, non è un uomo normale, me ne darete, cioè, datemi ragione, la sua cantante preferita non mi ricordavi, è una cantante che è una delle cantanti preferite. Posso farvi vedere tra i secondi di Lata Mangeshkar, e visto che la amava tanto anche Lata Mangeshkar, posso in senso.
Poi arriva anche John Deacon, dopo aver provato altri bassisti. Chi è che dà il nome al gruppo? Indovina un po', va da sé. E questo nome dà già un segno al gruppo, proprio nella volontà di essere così maestosi, magari fin dall'inizio c'è molta ironia, c'è una parte di, come dire, di kitsch quasi voluto, consapevole, c'è un po' tutto, ma c'è anche la voglia di essere in cima da subito. In questo, tra le varie, ho detto che lui amava molto questa cantante, ma c'erano anche altre ispirazioni un po' più facili da riconoscere, tipo Bowie, ovviamente, il glam, comunque quel tipo di approccio al rock. Beh, se c'era una cosa che Mercury aveva imparato subito da Bowie, era il suo principio base. Bowie aveva realizzato il fatto che per diventare una rockstar bisognava cominciare ad esserlo, di fatto. Prima ancora di e poi lo si sarebbe diventato. Ecco quello che fa in fondo Freddie Mercury, pratica questo principio, si comporta già come una rockstar, anche senza ancora esserlo, fino poi a diventarlo. Allora, vogliamo subito far vedere loro? E ora? Se chiari, ma sì. Vediamo proprio dove inizia tutta l'avventura, è un pezzo che si chiama, aspetta, tolgo l'Atom English. Vuole andare via, vedi? E cominciamo proprio dall'esatto momento in cui il mondo comincia a scoprire questo gruppo che, come vedremo, non ha confronti né paragoni con nessun altro. E Keep Yourself Alive.